Da spettacolo la Vibonese sul terreno di casa con una goleada affibbiata al San Luca. I rossoblù di mister Boucher, assente in panchina per squalifica, ritrovano i tre punti dopo due pareggi consecutivi e rimangono in scia di Trapani e Siracusa ancora vincitori. A Luigi Razza è finita 5-1 per la Vibonese, ma il San Luca ha l'attenuante di trovarsi ancora senza tecnico. In tribuna c'era Renato Mancini, che però ancora non ha firmato in attesa di rinforzi. L'inizio della gara appare equilibrato, sebbene sia la Vibonese a dettare i tempi, ed infatti dopo 10 minuti i rossoblù passano in vantaggio con Gaeta, che raccoglie un lancio di Palmentieri, si libera di un avversario e va a segno. Il San Luca reagisce dal termine di un'azione confusa in area di rigore. L'Iepa trafigge l'incolpevole Del Bello. I padroni di casa sembrano accusare il colpo, faticano ad imporre i propri ritmi, ma a rimettere le cose a posto è Convitto, che fa tutto da solo. Salta un avversario, si accentra, guarda il portiere e con un gran tiro a giro mira all'angolino dove Mittica non può arrivare. Vibonese nuovamente avanti. La ripresa vede la Vibonese presto in gol con Convitto ancora, che sigla la sesta rete in campionato, finalizzando una bella azione avviata da Ciotti. Poi i rossoblù dilagano con un bello esterno destro. Ciotti supera per la quarta volta Mittica, poi è Convitto a siglare il definitivo 5-1 prima di uscire per prendersi la meritata standing ovation del Luigi Razza. Adesso, archiviata la pratica San Luca, per la Vibonese arriva l'attesa trasferta in casa del Siracusa domenica prossima per un confronto d'alta quota. I ragazzi cominceranno a pensarci a martedì. È ovvio che il pensiero un po' già c'è, che comunque questa è una partita passata che andava gestita nel migliore dei modi e lo hanno fatto, quindi non è stata assolutamente sottovalutata, perché il rischio di fare brutta figura era grande, perché loro erano una squadra comunque che stava bene, sono una squadra del San Luca che ha messo in grossa difficoltà anche il Trapani, e quindi non era una partita assolutamente facile e lo hanno dimostrato. E i ragazzi ora si riposeranno, come giusto che sia, e da martedì cominceranno a pensare alla prossima. Noi già da stasera cominceremo a pensare alla prossima partita, come giusto che sia.